Oggi è sabato, buon fine settimana. Voi vedrete questo video domenica, ma buongiorno. Allora, oggi colazione, solito latte perché io ne bevo poco, latte lo sapete, perciò un po' di latte col caffè, dolcificato con le gocce di Tic, e oggi si cambia 4 biscotti di questi misura. 4 biscotti, latte e caffè. E qua si inizia la giornata. Ciao, 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 buongiorno. Allora, pranzo insieme a voi. Sono qua in una postazione un po' posticcia. Vediamo se mi metto sotto questo. Ma no, ma tanto il piatto non lo vedete lo stesso. Comunque sto mangiando 80 grammi di riso che lo condisco con un filo d'olio. E un pochettino di grana. Questo è il mio pranzo. Mettiamo un po'. E allora, boh. Buon appetito. Mi avete detto che il video dove ho fatto, che ho mangiato con voi gli spaghetti, vi è piaciuto, se potevo farlo più spesso. E allora, sinceramente, quando magari sono qua da sola, mio figlio non c'è, a pranzo qua e là, mi tenete pure compagnia e faccio un video così alla chetichella, veloce, dove mangio, non è che... Però volevo magari, vediamo, mettere il piatto un po' più alto. Aspettate che vediamo magari... No, vabbè, lo teniamo così, tanto non pesa. Comunque è 80 grammi di riso. No, vabbè, voi non ci crederete, ma c'è stato chi sotto nel video degli spaghetti mi ha chiesto: ma come? Sei in dieta e mangi quel piattone di pasta? Cioè, era il fondo del piatto qua, erano 60 grammi, 65 grammi di pasta. Mangi quel piattone di pasta perché io ne mangio 50 grammi, m'ha scritto. E me coglioni, cioè, io ne avrei 80, ne ho mangiato 65, perciò, hai capito? Ecco, comunque buon appetito. E il riso, quello... che mi piace più di tutti, che è il basmati, quello lungo, mi piace tantissimo. È il riso mio preferito. Era un po' di giorni che non mangiavo riso, perché io sinceramente più della pasta preferisco riso. Anche in bianco così. Una mosca in cima al telefono c'è. No, vabbè. Ma pure voi avete tutte ste mosche in casa? No. Mi è arrivata una cosa adesso su Amazon. Appena aperto il pacco, Vabbè, vi faccio vedere. Mi sono comprata questi. Questi qua che sono dei fantasmini, tre paia di fantasmini a 2,80 euro su Amazon, perché ci sono, ho comprato anche una roba, sapete perché piange? Perché ha visto che c'è questo, gli ho comprato l'osso, lo ha visto, ma adesso se lo vede che glielo apro diventa matto. Glielo apriamo, va, che così glielo do. Adesso te lo do un attimino. Sì, adesso, un attimo. Adesso. Ma che buono. Ecco, ciao. Adesso non lo vedi più per 2 ore. Sparito, preso l'osso e scappato.
Ho preso l'osso, i calzini, un calendario dell'avvento, vi faccio vedere solamente un... È enorme! Non pensavo che era così grande. Comunque, è un calendario dell'avvento che aprirò magari oggi o domani, faccio il video. Perché sto prendendo un po' di cosine con il Black Friday. Black Friday. Black Friday. Black, sono sicura. Frandrei, Friday. Friday. Il Black, le offerte, insomma, che ci sono su Amazon. Non mi ricordo mai come si chiama, Black lo so però. Friday, Frande, Frunde, non lo so, ecco. Se dovete prendere anche i calendari dell'avvento a chi interessa, ci sono parecchi calendari dell'avvento in offerta col Brand Friday, Black Friday, a chi interessa. Io ne avevo messi sul carrello 5, però solamente due gli hanno messo le offerte, gli altri no. Ce n'era uno che mi piaceva tantissimo, però sinceramente costa 36 euro e secondo me è troppo. E vi dico anche qual è, perché tanto non lo comprerò. È quello della Zueg, dell'Aero, quello lo... Non l'avevo mai visto e mi sarebbe piaciuto prenderlo, capito? Il calendario dell'avvento dell'aereo. Praticamente un calendario con 24 barattolini piccolini, mignottine così di marmellata di vari tipi, capito? E non l'avevo mai visto. Ci sono proprio i barattolini piccolini di vetro, 24 barattolini di vetro di marmellate diverse, anche tipo nuove, mele cotogne ho visto, anche marmellate mai viste. Mi sarebbe piaciuto prendere quello perché ho detto almeno le marmellate, per quanto poco, la mattina io la mangio sempre. Poi ci sono di vari gusti, magari gli gusti che io non posso mangiare o li mangia mio figlio o glieli do a mia cognata. Però vi devo dire la verità, 35 euro per 24 marmellatine grandi così, ma sapete i chili di marmellata che mi compro? Se l'avessero passato in offerta almeno a 25 euro, magari un pensierino gliel'avrei fatto. Però gli hanno fatto solamente lo sconto del 4%, perciò costa 34, un euro di sconto. Invece, il calendario che ho preso qua, che l'avevo messo nel carrello, costava 39,90, no, 36,90. E io l'ho pagato col Brand Fry, Black Friday e 12 euro di meno. Beh, insomma, in poche parole l'ho pagato 22 euro. 21,90 euro da 30. Mi sembra che stava su, no, non mi ricordo giusto. Comunque sulle 34-35 euro stava questo calendario qua, mi pare. E l'ho pagato 21,90 perché c'era i 10-12 euro in meno del Black Friday, ecco, in più c'era il coupon con ulteriore 20% di sconto, perciò l'ho pagato molto molto meno, perché io, siccome che guardo sempre Amazon, no? Lo guardo. Ormai ho imparato di andare a girare, 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 perché
trovi vari prezzi perché ci sono vari negozi che magari vendono come l'alberello. Io l'avevo trovato per molto meno, ok? Perché devi girare, guardare i negozi e dopo è importante anche guardare i coupon, perché magari una roba costa 25, però tu entri, lo metti nel carrello, guardi, quando fai per acquistare c'è anche il coupon che può essere del 20%, può essere un coupon da 5 euro, da 2 euro, qua e là. E io ormai ho imparato sta cosa qua, capito? E riesco sempre a prenderli per di meno. Comunque, chi interessa, ci sono tanti calendari dell'avvento, anche tipo della Kit Kat, della Smarties, quello che avevo preso io addirittura qui Lecca Lecca costa molto meno. Sono molte molte offerte col coso lì in questa settimana qua, dal 18 tutta la settimana fino a venerdì. Anche i calzini qua li ho pagati la metà, erano col 50% di sconto. Quelli. Poi ho preso altre cose. Ho preso un paio di regali a mio figlio, che lui non lo sa. Uno deve arrivare oggi perché mi è arrivata sta roba qua, però mi dà in consegna. Arriverà un'altra volta il corriere, ce l'avrà un altro corriere. Gli ho comprato un pacco di 5 magliette, 5 magliette da palestra. Poi gli ho comprato i calzini anche a lui, gli ho comprato i boxer. Gli ho comprato un po' di cosine tutte con le offerte lì che ci sono. Mamma mia. Mi sembra adesso l'isola dei famosi, dove mangiavano un po' di riso e raschiavano la padella, anche se c'era. Quando non sei a dieta e mangi, no? Anche se rimangono 10 chicchi di riso nel piatto, li lasci lì e lavi il piatto. Quando invece c'hai solamente questo, cioè il piatto lo pulisci, cioè vai alla ricerca anche dell'ultimo chicco, l'ultimo chicco di riso, perché sai che poi una volta mangiato questo fino a merenda non c'è altro, capito? Perciò vedete, piatto pulito. Ecco. Bene. E ragazzi, è 1:30 di pomeriggio. Stamattina c'era il sole, bellissima giornata, è venuto tutto nuvolo scuro che viene a piovere, se non piove già, ah col cavolo piove già, ecco, cioè notte praticamente, 1:30 e ho dovuto accendere, a parte che qua la mia cucina lo sapete che è nubitorio, ecco, perché è buia buia buia, ecco. Questa giornata qua ancora peggio perché piove scuro, brutto tempo, mamma mia che tristezza. Vabbè, io vi saluto e poi mano a mano vede, mamma mia, 13 minuti solamente per il riso, vedete? Cioè, questo cosa ho mangiato oggi durerà infinitamente. Vabbè, poi vedrete cosa mangio a merenda e cosa mangerò a cena, ok? Ciao. Buonasera, allora questa è la mia cena. Allora, dell'insalata songino, quella che solitamente mangio sempre, e poi mangerò questo chicken salad che è tagliata di petto di pollo pronta in 5 minuti. Non la mangio tutta, ne mangerò 120-130 grammi e le calorie sono anche basse perché, come vedete, cioè è pollo. C'ha 109 calorie ogni 100 grammi di prodotto.
perciò buonissimo, buonissimo, buonissimo. Sinceramente io avevo ordinato la tagliata di pollo ma cruda perché c'era in offerta alla Coop le scatole di tagliata di pollo crudo da cucinare e invece si sono sbagliati, hanno capito una roba per un'altra e mi hanno portato questa. Comunque vabbè, non importa, tanto l'ho mangiata ancora, è pollo poi e non è grasso né niente. Perciò stasera insalata e pollo, ma un attimo che vi faccio vedere una volta che è pronto e cotto nel piatto. Ed eccolo qua pronto. Allora, la mia cena sarà questa. Un pezzettino di pane integrale che sono sui 30 grammi circa, l'insalata che l'ho già condita con un po' di limone e olio e questa sarà la mia cena. La merenda mi sono dimenticata di farvela vedere, però ho mangiato un'arancia e due clementine e basta, perciò quella è stata la mia merenda. Ciao!